Ciao e benvenuto in questo video. Questa è una pratica molto speciale perché oggi è il mio compleanno, evviva! E quindi in occasione di questa giornata, in occasione del mio compleanno, ho deciso di regalarvi una pratica qui sul mio canale. E spero che questa pratica possa farvi arrivare tutta l'energia che voglio darvi, che è quella dell'enorme gratitudine per ogni vostra parola, ogni vostro gesto nei miei confronti, ogni momento in cui mi dedicate amore, affetto, mi regalate dei feedback positivi su quello che provate. Quindi questa vuole essere una pratica dedicata alla gratitudine, perché io in questo momento è così che mi sento grata per tutto quello che ricevo da parte delle persone, anche attraverso uno schermo, che è qualcosa che fino a veramente anche poco tempo fa poteva sembrare impossibile. E quindi voglio celebrare questo, celebrare quello che sono riuscita a realizzare con i miei contenuti online, quindi la meravigliosa community che si è creata, che mi segue con affetto, e voglio regalare a voi tutto il mio senso di gratitudine. Perciò troviamo una posizione comoda, sediamoci gambe incrociate, portiamo le mani sulle ginocchia con i palmi rivolti verso l'alto e chiudiamo gli occhi. Iniziamo ad inspirare ed espirare, sentendo proprio tutto il percorso del respiro dentro di noi. Il corpo che si riempie d'aria, di nuova energia, di nuove possibilità e che si sgonfia lasciando andare tutto ciò di cui non ha più bisogno. Portiamo la nostra attenzione ai palmi delle mani. E immaginiamo due fasci di luce che partono dal palmo di entrambe le mani e vanno verso l'alto. Due colonne di luce, una a destra e una a sinistra. Le nostre mani hanno un grande potere nel quotidiano. Possono accogliere oppure possono allontanare. Oggi ci dedichiamo ad accogliere. E inspirando, immaginiamo di portare queste colonne di luce verso l'alto, lateralmente, di unire la luce in una preghiera sopra la testa e di portare questa luce al nostro cuore. Qui formuliamo l'intenzione, il nostro Sankalpa per la pratica di oggi. Oggi scelgo di non concentrarmi su ciò che manca, su ciò che ho in questo momento, su ciò che riempie il mio corpo, il cuore, la mente, su ciò che è presente, tangibile, reale nella mia vita. A volte ci sembra di non avere abbastanza, la maggior parte delle volte ci sembra di non avere abbastanza, ma quell'abbastanza è illusorio. È il nostro atteggiamento che ci farà sentire di non avere mai abbastanza, e anche quando avremo quell'abbastanza ci sarà un altro abbastanza che vorremmo avere che ancora non abbiamo. Prendiamo consapevolezza di quanto sia illusorio e di quanto l'unica realtà sia solamente ciò che c'è adesso, nel nostro presente. E questo è sempre abbastanza. Ora di nuovo portiamo le braccia verso l'alto, apriamo i palmi delle mani su ed espirando spingiamo l'aria verso la terra, una curva della schiena, guardo l'ombelico e di nuovo ribalto i palmi delle mani verso l'alto, apro, salgo e di nuovo curvo e scendo.
E ancora apro, inspiro. Espiro. E ancora inspiro. Espiro, un'ultima volta. Inspiro, allungo al massimo, tiro le dita verso l'alto e poi scende la mano a sinistra a terra, allungo il fianco destro, tiro lontano la mano. E da qui apro il braccio verso l'alto, ruoto il cuore, immagino il fascio di luce dal cuore che punta verso il cielo. E poi espiro, il braccio curva, va la mano destra verso la mano sinistra e poi apre al centro col palmo verso l'alto. E su, tutte e due le braccia. E unisco le mani, inspiro, all'espirazione scende la mano destra e tiro il braccio sinistro. Inspirando vado ad aprire il cuore che punta verso l'alto. Espirando. Curvo il braccio sinistro, la mano sinistra verso la mano destra, ruoto il palmo verso l'alto, passo al centro e su, unisco le mani, espirando, di nuovo mani in preghiera, sento la forza delle mani unite e respiro qui. Da qui lascio andare le braccia e porto le gambe piegate davanti a me. Braccia aperte lateralmente, inclino le gambe verso destra, tutte e due piegate, e poi centro e sinistra. Il peso rimane leggermente indietro. Ogni volta che vado in una delle due torsioni, sento l'allungamento della spalla opposta. Ultima volta e centro, inspiro, salgono le braccia, espiro, le mani scendono, dita verso il bacino, avvicino un pochino i piedi, spingo il bacino verso l'alto, stringo i glutei, lascio andare la testa, respiro. Mento al petto, porto il bacino verso le mani, incrocio le gambe e vado con le mani avanti per portarmi in quadrupedia. Cat cow da qui, inspiro in arco la schiena, apro il cuore, espiro, contrazione, guardo l'ombelico, immagino il fascio di luce a livello del cuore, inspiro, illumino avanti, espiro, illumino la terra, inspiro avanti, espiro la terra, inspiro, espiro, e schiena piatta, da qui stendo la gamba destra, ruoto il piede sinistro verso l'esterno e sollevo il braccio destro, mi apro. Porto la mano dietro la testa, apro il gomito, guardo verso l'alto, illumino col cuore verso l'alto. Espirando, chiudo il gomito destro verso il sinistro. Inspirando, torno ad aprire. Ancora una volta. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. E ritorno, mano a terra, ritorno quadrupedia, inspiro in arco la schiena, espiro, contraggo, torno schiena piatta, stendo la gamba sinistra, ruoto il piede destro fuori dal tappetino, sollevo il braccio sinistro, porto la mano dietro la testa, inspiro, apro, ruoto verso l'alto, espiro, chiudo il gomito sinistro verso il destro. Inspiro, apro, espiro, chiudo, ultimo, apro,
Espiro, riporto la mano sinistra e ritorno quadrupedia. Punto i piedi dietro e da qui vado nel baby dog, gambe piegate, pancia verso le cosce. Rimango qui e muovo il bacino da una parte all'altra, i talloni restano leggermente sollevati. Sciolgo bene la cervicale. Respiro. E poi mi fermo al centro e da qui stendo la gamba a destra e piego la sinistra, rimango. E piego la gamba a destra, stendo la gamba a sinistra e rimango qui. Piego tutte e due e da qui stendo di nuovo tutte e due le gambe e porto i talloni verso terra. Mantengo l'allungamento, respiro. E poi da qui cammino in avanti con i piedi verso le mani all'inizio del tappetino, piano piano, e vado in Uttanasana. Lentamente srotolo la colonna, vengo su. Apro le braccia, inspiro, allungo, unisco le mani, espiro, le porto al cuore. Chiudo gli occhi, spingo i piedi verso terra, spingo avanti leggermente il bacino, addome in dentro, spalle basse, petto verso le mani. Ora inspiro, apro le braccia, le porto su, unisco le mani, vado leggermente indietro col busto mentre spingo il bacino avanti ed espirando, scendo verso terra, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana, guardo avanti, espiro, scendo giù. Va indietro la gamba destra, appoggio il ginocchio e il piede nell'affondo, unisco le mani e mi apro. Espando e sento l'allungamento dell'ileopsoas destro. Adesso da qui apro le braccia, palmi verso l'alto. Espirando salgo, contraggo l'addome, ruoto i palmi delle mani verso l'esterno, chiudo in contrazione. E di nuovo inspiro, apro e scendo. E di nuovo espiro. Inspiro. Ultima volta, espiro, inspiro, mi apro ancora, unisco le mani, Kali Mudra, indici allungati, stendo, ed espirando, mani a terra, punto il piede dietro, stacco, cane da sta in giù. E da qui un vinyasa, vado in plank, scendo completamente a terra e vado nel piccolo cobra, Bhujangasana. Espiro, torno indietro nel cane da sta in giù. Sale la gamba a destra su verso l'alto. Piego il ginocchio, apro l'anca. Respiro qui. E poi stendo la gamba indietro, porto il piede tra le mani. E vado nell'affondo basso, appoggio il ginocchio, il collo del piede, su le mani, in preghiera. E mani a terra, punto il piede, stacco, chiudo in avanti, Uttanasana. Srotolo lentamente, apro le braccia, unisco sopra la testa e mani in preghiera. Un respiro qui, inspiro. Ed espiro e ricomincio, apro le braccia, inspiro, unisco le mani, spingo avanti il bacino, stringo i glutei, apro, espiro, scendo, Uttanasana, inspiro, allungo avanti, espiro, scendo giù, va indietro la gamba sinistra. Appoggio il ginocchio e il collo del piede, salgo su, tengo le mani unite, apro il cuore verso l'alto. Respiro nell'ileopsoas e nel cuore, quindi al livello dell'anca e al centro del petto. Respiro.
E da qui apro, i palmi sono verso l'alto, due colonne di luce. E poi contraggo, salgo, incrocio le braccia, riapro, torno in apertura verso l'alto, a ricevere. E di nuovo espiro. Inspiro, mi apro. Espiro. Inspiro e da qui unisco le mani, indici allungati, stendo al massimo. Espiro, mani a terra, cane testa in giù. E da qui vado in plank, srotolo, scendo a terra. Piccolo cobra, apro. Espiro, indietro, cane testa in giù. Sale la gamba sinistra, piego il ginocchio a prolanca, resto qui. E poi di nuovo stendo la gamba, piede tra le mani. Affondo, appoggio il ginocchio, il collo del piede, salgo su, mi apro. Mani a terra, scendo, punto il piede, stacco, Uttanasana. Lentamente srotolo, inspiro, allungo, unisco le mani al cuore, resto qui. Porto l'attenzione a come si sente il cuore, come sta il nostro cuore. Ogni volta che ci diciamo di non avere abbastanza, comprimiamo un pochino il cuore, lasciamolo libero, lasciamolo battere. Inspiro, apro le braccia, porto su, unisco le mani, spingo avanti il bacino, apro. Espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, allungo. Espiro, scendo, va indietro la gamba destra. Appoggio il ginocchio, il collo del piede, allungo e apro subito. E da qui contrazione, espiro, incrocio e mi apro. E ancora, espiro, incrocio e mi apro. Ultima volta, espiro, incrocio, apro, allungo, allungo, porto le mani in preghiera, indici allungati, Kali Mudra. Espiro, mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio, la gamba sinistra si stende verso l'alto nel cane a tre. Piego il ginocchio. Apro l'anca. E da qui il piede sinistro scende verso terra per andare in Wild Thing se me la sento. Appoggio il piede sinistro, allungo bene, apro, il braccio sinistro va indietro. Espirando, scendo col bacino a terra, gluteo destro che si appoggia a terra. Porto la gamba sinistra accavallata alla gamba destra, abbraccio la gamba a me e allungo il braccio sinistro indietro, torsione. Respiro e sento come strizzare la colonna in questa torsione, vado ad eliminare tutto ciò che non mi serve, vado a depurare il corpo da tutte quelle aspettative. Quei dovrei... Avrei dovuto. E poi ritorno sulle braccia, le porto a destra, ruoto il piede sinistro verso sinistra, mi giro e sono nell'affondo, quindi faccio un passettino in avanti col piede e sono qui. Inspirando salgo con le braccia verso l'alto, apro, 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 all'espirazione mi proietto in avanti e vado nel guerriero 3, stacco la gamba dietro, mantengo l'equilibrio, attivo l'addome.
e poi raggiunge il ginocchio destro, il cuore con le mani in preghiera. E andiamo a formare Garudasana, quindi incrocio la gamba destra sopra la sinistra, vado col piede ad agganciare se mi è possibile, altrimenti solamente qui, apro le braccia e vado con il gomito sinistro sopra il destro, formo Garudasana completo qui. Ok, faccio vedere frontale. Qui, versione base, possiamo anche appoggiare il piede, anche questo. Se non riesco a incrociare completamente, anche solo questo. Ok, dove arrivo? E mantengo lo sguardo fisso verso il presente. Qui. Non siamo da nessun'altra parte se non qui. E poi libero. Apro le braccia, porto il ginocchio al petto e poi vado indietro nel guerriero 3 mantenendo le braccia distese e lentamente scendo piegando il ginocchio sinistro nell'affondo con le mani a terra, plank, e vado completamente giù, piccolo cobra bhujangasana, scendo, cane testa in giù, cammino qui all'inizio del tappetino in uttanasana. Lentamente srotolo la schiena, apro le braccia, inspiro, unisco le mani ed espiro al cuore. Un respiro qui, inspiro, espiro e ritorno nel flow. Apro le braccia, unisco le mani, spingo avanti, apro il cuore. Espiro, torno giù, uttanasana. Inspiro, allungo avanti. Espiro, scendo giù, vai indietro la gamba sinistra. Come abbiamo fatto prima, su, mi apro, apro le braccia, palmi verso l'alto e vado in queste onde, contrazione, riapro. Inspiro, contrazione. Inspiro, e ancora contrazione. Inspiro, allungo le mani, indici allungati, Kali Mudra, tiro, 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 tiro. Espiro, mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio, cane a 3, gamba destra che sale. Piego il ginocchio, apro l'anca e se voglio vado in Wild Thing, quindi il piede destro scende all'esterno del tappetino e allungo il braccio destro oltre la testa. Apro il cuore, espirando, scendo sul gluteo sinistro, a cavallo la gamba destra alla sinistra, unisco a me e torsione verso destra, strizzo bene la colonna qui, respiro, sento come tutta questa compressione vada a lasciare andare tutte le tossine del corpo. E poi inspiro su, porto le mani a sinistra, mi spingo su col bacino, cammino in avanti col piede destro, affondo alto, quindi da qui stacco le braccia. Inspiro, apro il cuore, espiro, attivo l'addome, porto avanti le braccia e vado nel guerriero 3. E sto, mantengo la concentrazione. E poi ginocchio al petto, mani in preghiera, Garudasana, incrocio la gamba, se posso incrocio il piede, apro le braccia, gomito destro sopra il gomito sinistro, chiudo e resto. Nella versione base il piede sinistro può toccare terra, posso fare anche solo mezzo incrocio. Respiro e sto qui. Da nessun'altra parte se non qui. E riapro, porto il ginocchio al petto, apro le braccia, palmi verso il basso, guerriero 3. Scendo piano, mani a terra. Plank, scendo completamente verso la terra. Cobra.
Scendo. Cana testa in giù. Cammino in avanti, Uttanasana. Lentamente srotolo, apro le braccia. Unisco le mani, espiro, le porto al cuore. Resto un attimo qui, ascolto tutto ciò che cambia dentro di me. Porto la mano sinistra sul cuore, la mano destra sulla mano sinistra e resto in completo ascolto. Come batte il cuore? E ci prepariamo ad eseguire lo stesso flow che abbiamo fatto adesso in modo un po' più fluido, seguendo il nostro ritmo, la nostra versione. E inspiro, apro le braccia, unisco le mani, spingo avanti il bacino, apro. Espiro giù, Uttanasana, inspiro, allungo, guardo avanti. Espiro giù, gamba destra indietro. Appoggio il ginocchio e il piede. Una sola volta eseguo questa onda. Apro, chiudo, riapro, unisco, intreccio le dita, indici allungati, tiro e poi mani a terra. Punto il piede dietro, stacco, cane a tre, la gamba sinistra sale verso l'alto. E piego, wild thing. Allungo, appoggio il piede sinistro, stendo il braccio destro. Espiro, scendo sul gluteo destro. Chiudo, incrocio la gamba sinistra, abbraccio e indietro. Inspiro. Espirando, su le braccia vado a destra. Affondo con la gamba sinistra in avanti. E salgo. Apro, 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 espiro, attivo l'addome e vado nel guerriero 3. E salgo, e apro, e Garudasana, incrocio il gomito sinistro sopra il destro. Inspiro, espiro, inspiro, libero. Apro le braccia e adesso quando scendo vado a stendere la gamba indietro, vado a cercare terra con la mano sinistra. Se posso appoggio a terra, altrimenti uso un mattoncino e mi appoggio sul mattoncino. E siamo in Ardha Chandrasana, guardo verso destra, apro la spalla destra, apro l'anca destra, piede in flex. E da qui piego la gamba sinistra, il piede destro va indietro, guerriero 2, siamo nel guerriero 2, stiamo, Virabhadrasana 2, fisso l'obiettivo che ho sulla mano sinistra, l'obiettivo di oggi è stare qui, non andare da nessun'altra parte. E poi le mani scendono a terra. Ruoto il piede dietro, plank, scendo a terra. E da qui, invece di andare nel cobra, vado a prendere i piedi con le mani e vado in Dhanurasana, l'arco. Il cuore guarda in avanti, illumina avanti. Attivo i piedi, attivo i glutei. Espiro, scendo. Ancora una volta. Vado, apro, i piedi tirano lontano. Espiro. Mani sotto le spalle, punto i piedi dietro e vado nel cane, a testa in giù. Ok, cammino in avanti all'inizio del tappetino, Uttanasana. E srotolo la schiena, apro, unisco le mani e le porto al cuore, un respiro qui, inspiro, espiro, e di nuovo su, allungo, spingo avanti, apro, espiro, scendo giù,
Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, scendo, va indietro la gamba sinistra, appoggio, mi apro, apro le braccia, espiro, chiudo, contrazione, sento il passaggio, riapro, unisco le mani nel Kali Mudra, stendo, distendo al massimo, espiro, mani a terra, punto il piede, stacco, cani a tre, stendo la gamba destra, piego e apro e vado in Wild Thing. Scendo con il gluteo a terra, a cavallo la gamba destra, braccio, guardo dietro, sento la torsione, cresco verso l'alto. E ritorno, allungo le braccia, mani a sinistra, spingo sul bacino, avvicino il piede destro alle mani e stacco. Espando e poi contraggo e vado guerriero 3. E poi su, ginocchio al petto, Garudasana. Gomito destro sopra al gomito sinistro. Un respiro. E poi libero. Apro le braccia, indietro, piede in flex, cerco la terra con la mano destra o il mattoncino. Apro l'anca e sono nella mezzaluna, Ardha Chandrasana. Espiro. Lentamente piego la gamba destra, cerco il pavimento con il piede sinistro. Guerriero 2, affondo bene, allontano i piedi se necessario. E fisso sopra al dorso della mano destra. Il mio obiettivo, resto qui. E poi da qui ruoto le braccia, vado con le mani a terra, plank. E scendo completamente. Afferro i piedi, Danurasana. Espiro, scendo. E poi di nuovo inspiro, apro. Espiro, chiudo. Mani a terra, punto indietro. Cane testa in giù. Ah, respiro qui. E da qui sale la gamba destra, allungo. E vado nel pigeon pose, il piccione. La tibia scende parallela, cercando di restare parallela al lato corto del tappetino, lato avanti. Mi apro, abbasso bene le spalle. Respiro, se ho difficoltà qui metto un mattoncino sotto al gluteo destro. E poi da qui sale il braccio sinistro. E vado ad aprirmi indietro. Se voglio rimango qui, altrimenti vado avanti e prendo l'interno del piede e porto il piede verso il gluteo. E respiro. E poi lascio e ora posso scegliere se andare in tre versioni diverse. Prima versione, sono qui, ho preso il piede, allungo indice e pollice verso l'alto, Chin Mudra, guardo verso la mano. Altrimenti posso andare in Mermaid, qui, andando ad agganciare il piede al gomito e poi tiro le braccia indietro e guardo verso l'alto, chiudo gli occhi. Altrimenti, per chi se la sente, possiamo andare in King Pigeon, quindi afferrando il piede, andiamo a creare il flip e andiamo qua.
scegliete la versione che preferite. E poi dolcemente andiamo a lasciare. Rimaniamo nel piccione. Dolce momento del rilascio. Ascoltiamo il nostro corpo. Ed espirando scendiamo giù e abbandoniamo ogni tensione. Tutto ciò che abbiamo fatto per portare l'energia verso l'alto ha aumentato il nostro livello energetico, adesso andiamo a riequilibrarlo portando giù, compensando il lavoro del corpo. Lentamente ritorniamo, puntiamo il piede dietro e cane testa in giù, lentamente ritorniamo. Ok, ascoltiamo un attimo le nostre sensazioni. E da qui sale la gamba sinistra, allungo e poi vado al centro del tappetino, tibia a terra, piccione, pigeon pose dall'altra parte, allungo il collo del piede dietro, sistemo bene la posizione, mi raddrizzo bene e poi sollevo il braccio destro, allungo e poi apro indietro, guardo la mano, se voglio rimango qui, ascoltiamo il nostro corpo, non dobbiamo forzare, non dobbiamo per forza andare avanti, vado a prendere l'interno del piede e lo porto verso il gluteo, quindi porto il piede al gluteo. E ritorno e posso andare adesso a cercare le varianti, quindi variante 1, guardo su e mantengo la posizione. Variante 2, mermaid, afferro, tiro lontano le mani e mento alto. Variante 3, vado in king pigeon. E lentamente libero la posizione, resto un attimo con la schiena dritta. Espirando scendo in avanti e rilascio tutto verso la terra. Lentamente torno su, appoggio bene le mani, punto il piede dietro, cane a testa in giù, dolcemente arrivo qui, respiro e poi appoggio le ginocchia a terra e incrocio i piedi e mi siedo oltre l'incrocio, andiamo schiena a terra. Ok, avviciniamo bene i piedi ai glutei, afferriamo con le mani le caviglie se possiamo e da qui spingiamo il bacino verso l'alto, appoggiamo bene le spalle, mento in chiusura. E lentamente ritorniamo giù.
Ora, se ce la sentiamo, possiamo andare in Chakrasana, nella ruota, altrimenti continuiamo in questo modo, anche con le mani a terra, quindi braccia lungo il corpo, semplicemente il bacino verso l'alto. Quindi come ci sentiamo? E vado su e respiro. Scendo lentamente e adesso provo a ritornare nella posizione in qualsiasi versione stiamo facendo. E quando arriviamo, se stiamo facendo Chakrasana, proviamo una variante, proviamo a distendere prima la gamba destra verso l'alto, poi scendiamo e poi la gamba sinistra e poi scendiamo. Lo possiamo fare anche in mezzo ponte. Il mezzo ponte sarà questo. Stendo su e riappoggio, ok? E l'altra gamba stende e riappoggio, quindi ascolto il mio corpo e assecondo quello che sento di poter fare, perché in Chakrasana stessa cosa, la gamba di terra spinge bene giù in modo da dare un buon sostegno per permettere la salita della gamba destra. Per chi lavora in Chakrasana, il piede di terra rimarrà un pochino più centrale, quindi da qui, per sollevare la gamba destra, andremo a spostare il piede sinistro un pochino al centro. Quindi andiamo su. Ok, e da qui provo a staccare la gamba destra. E ritorno. E sinistra. E ritorno, resto nel ponte o nella ruota ed espirando scendo piano. Ok, abbracciamo le ginocchia e chiudiamo tutto questo. Abbiamo liberato tanta energia verso l'esterno, dondoliamoci da una parte all'altra. Non importa dove siamo arrivati, se siamo riusciti a completare le asana, non è quello lo scopo dello yoga. Lo scopo dello yoga è essere in contatto con ciò che possiamo fare in questo momento, non con ciò che dovremmo fare, non con l'aspettativa. Siete sempre classi multilivello, quindi mi seguono persone di tanti livelli diversi, quindi do tante versioni per questo motivo, ma ognuno deve ascoltare la propria. Andiamo a lasciare in torsione le gambe a destra, mentre apriamo il braccio sinistro e lasciamo andare tutto a terra. E poi lentamente andiamo a sinistra. Ritorniamo al centro e adesso da qui appoggiamo i piedi, andiamo in Halasana, nell'aratro. Possiamo sostenere la schiena con le mani oppure possiamo lasciare le braccia a lungo il tappetino. E da qui andiamo a sostenere la schiena e andiamo a portare le gambe nella candela. Se non ce la sentiamo rimaniamo in Halasana, se non ce la sentiamo in Halasana rimaniamo schiena a terra con le gambe verso l'alto. Ascoltiamoci. Riequilibriamo il nostro corpo.
Lasciamo che tutta l'energia vada dai piedi fino alla testa. E rigeneri le nostre cellule, rigeneri i nostri pensieri. Lentamente portiamo le gambe di nuovo in alasana e indietro. Lasciamo le braccia lungo il tappetino. Inspiriamo. Nell'espirazione andiamo a scendere dolcemente una vertebra alla volta. Appoggiamo i piedi a terra, le mani vanno dietro la testa, intrecciate a livello della testa, chiudiamo il mento al petto e ruotiamo la testa dolcemente da una parte all'altra. Centro, inspiro, espiro, lascio giù la testa, lascio giù le braccia e Shavasana. Ci abbandoniamo sul tappetino. Ascoltiamo il nostro respiro. E come il peso del corpo vada ad aumentare gradualmente verso terra ad ogni espirazione. Ogni respiro è un'occasione per avvicinarci alla terra. L'elemento che più di tutti ci riporta al presente. E proviamo ad immaginare, mentre il corpo sprofonda sulla terra, che di fianco a noi cominci a crescere erba, fiori e possiamo sentire la terra, la consistenza della terra. Siamo circondati da erba e fiori. Siamo adagiati su un prato. Che colore sono i fiori intorno a noi? E che tipo di fiori sono? Possiamo sentirne il profumo. Possiamo sentire la brezza leggera che sfiora la pelle, i capelli. Che ci avvolge completamente. Siamo qui, nel nostro presente, con tutto ciò che ci serve per stare bene.
siamo pieni di questo presente. Questo prato in cui siamo distesi, questa brezza leggera, il sole che ci illumina. E dentro di noi il fluido che scorre, il prana che avvolge tutto il corpo dall'interno, l'energia che compone il nostro corpo, che ci permette di sentirci perfettamente parte di ciò che abbiamo intorno. Tutto è perfettamente connesso. Siamo parte dell'erba, dei fiori, dell'aria, del sole e del fluido dentro di noi che scorre. Siamo parte di ogni elemento. Parte di tutto ciò che c'è. Facciamo una profonda inspirazione e una profonda espirazione. E ricominciamo a muovere le mani, i piedi. E possiamo stiracchiarci, muoverci come preferiamo, mantenendo gli occhi chiusi. E poi ci giriamo su un fianco. E lentamente ci riportiamo gambe incrociate. Mani sulle ginocchia, coi palmi rivolti verso il basso ora. Posizioniamo la mano destra per Nadi Shodhana, il pollice sulla narice destra, l'anulare sulla narice sinistra. Chiudiamo la narice destra, inspiriamo dalla sinistra. Chiudiamo la sinistra, espiriamo dalla destra. Inspiriamo sempre dalla destra. Espiriamo dalla sinistra. Inspiriamo dalla sinistra. Ed espiriamo dalla destra. E continuiamo in questo modo. Terminiamo dolcemente e torniamo a portare la mano destra sul ginocchio, il respiro naturale. Uniamo adesso le mani nel Padma Mudra,
pollici uniti, mignoli uniti, e apriamo bene tutte le dita a formare una coppa, un fiore di loto. E raccogliamo all'interno del nostro fiore di loto tutto ciò che abbiamo acquisito durante la pratica. Tutte le ispirazioni, tutti i doni. Inspirando portiamo il fiore di loto verso l'alto. Ed espirando apriamo le braccia, liberando tutta l'energia che abbiamo raccolto intorno a noi, e poi portiamo nuovamente le mani in preghiera al cuore. Inchiniamoci ora verso noi stessi e ringraziamoci profondamente per la pratica che ci siamo concessi oggi. Grazie di cuore per essere stati con me oggi nel giorno del mio compleanno e per aver assorbito l'energia che oggi ho voluto donarvi. Se la pratica ti è piaciuta, iscriviti al canale per non perdere le prossime lezioni, e se vorrai continuare a seguire le mie pratiche, i miei percorsi, sia live che on demand, potrò accoglierti nella mia scuola di yoga online, Letit Yoga, quindi ti aspetto nella mia scuola. A presto! Namaste.